Breve presentazione su chi sono e che cosa facciamo qui all'EUROC. L'EUROC è un istituto di ricerca che è nato nel 92 per trattare le tematiche che sono di ricerca, che sono rilevanti sul territorio altoatesino. In particolare abbiamo istituti che si occupano delle cose più disparate, che vanno dalla medicina d'urgenza in montagna diciamo, il buon funzionamento politico e sociale in un sistema che ha due lingue, per esempio, e che ha un'autonomia speciale, e poi tutte le tematiche che sono legate al cambiamento climatico e all'utilizzo dell'energia in maniera sostenibile. In questo senso, all'interno dell'istituto, il nostro dipartimento è quello, è il Dipartimento per le Energie Rinnovabili, è quello un po' più grande di tutti, con 150 circa collaboratori che si occupano di energie rinnovabili, di efficienza energetica nell'ambiente costruito, quindi ci occupiamo di efficienza energetica attraverso i sistemi di involucro, ci occupiamo di fotovoltaico di batterie, ci occupiamo di mobilità elettrica e di smart cities. Ci occupiamo, e questo è il gruppo che coordino, di impianti di riscaldamento e di raffrescamento sostenibili. E in questo senso quello che facciamo, o nel particolare quello che facciamo, è progettare e sviluppare strategie di controllo per impianti a pompa di calore con due applicazioni principali. La prima è quella dell'edificio singolo, in particolare condomini e risanamento. L'altra applicazione è quella delle reti di teleriscaldamento a bassa temperatura, che ancora una volta necessitano di sistemi a pompa di calore per scambiare energia, per instaurare lo scambio di energia tra il cliente e la rete, e tra il produttore di energia e la rete stessa. Senza andare molto nel dettaglio di quello che facciamo, ovviamente sono a disposizione per domande. Quello che volevo far vedere oggi è un po' una carrellata di quali sono i trend tecnologici del settore pompe di calore, non solo in Italia ma in Europa, partendo dal punto di vista del mercato. E quindi di come sta crescendo il mercato delle pompe di calore e di quali sono quindi le sfide legate alla crescita stessa. Qui nel grafico disegnato a mano vedete una proiezione del mercato eseguita nel 2019-2020 della European Pump Association, che prevedeva una crescita del mercato fino a un 3 milioni di unità vendute all'anno nell'anno 2030, e prevedeva o diciamo, si cercava di imporre al settore manifatturiero voi vedete un puntatore tra questo. E cercava di prevedere una crescita dell'installato fino a 90 milioni di pompe di calore nell'anno 2050. Qui non lo vedete, ma qui è l'anno 2050. Quello che vedete nel grafico invece in basso a destra è la situazione vera attuale. E vedete che già nel 2021 il consolidato mostrava 2,2 milioni di pompe di calore installate, e nel 2022 non sono ancora dati consolidati, ma hanno proiezione e stanno raccogliendo gli ultimi dati. Le proiezioni sono a livello europeo di una crescita attorno al 38% su base annua, e quindi già al 2022, non al 2030, ma al 2022 abbiamo già raggiunto l'obiettivo di vendita di circa 3 milioni di pompe di calore. Le nuove proiezioni per il 2030 vedono un raddoppio sostanzialmente della quota di mercato, delle unità vendute, fino a un 6 milioni di unità e 20-30 milioni di unità già installate nel 2030. Quindi è un mercato sostanzialmente in forte crescita,
diciamo, pone delle sfide al settore stesso, ai produttori. Chiaramente in termini di misure, ma delle prestazioni, eccetera, eccetera, quello che dicevamo prima con Enrico, ma che pongono una serie di questioni che sono da una parte tecnologiche e dall'altra parte di diciamo, accesso al mercato. Le pompe di calore, le sfide legate allo sviluppo tecnologico, in particolare all'unità pompa di calore, sono quelle che vi elenco qui, che ho elencato qui principalmente, ovvero sono legate da una parte all'allargamento del range di funzionamento della stessa o delle stesse, in particolare verso temperature basse, verso i meno 20 gradi centigradi e soprattutto verso le temperature alte lato utente, ovvero ancora il mercato si sta spingendo verso da un target villette singole, quindi case monofamiliari, verso un target più legato agli edifici multifamiliari, ai condomini ed in particolare al risanamento. In questo caso, ovviamente, il terminale maggiormente utilizzato è il radiatore, che, come molti di voi sanno, funziona su temperature di mandata relativamente alte, fino a 55-60 gradi in molti casi, e di conseguenza la necessità di arrivare a produrre acqua calda in questa direzione. Una tematica che è fortemente, diciamo, sentita in questo momento dai produttori non è solamente il funzionamento in regime stazionario, ma anche il funzionamento nel regime reale, nel regime di funzionamento reale dinamico. Ovvero i costruttori si sono resi conto che non è sufficiente verificare che le macchine funzionino in condizioni stazionarie, perché poi nella realtà non sono quelle le condizioni di funzionamento e le macchine funzionano in condizioni continuamente variabili. Ed è consegue di conseguenza, diciamo, è necessario andare a ottimizzare il controllo delle stesse sotto queste condizioni. Questo ovviamente crea delle sfide che non sono solo legate allo sviluppo tecnologico, ma come dicevamo anche al test in camera di prova. Non solo devo andare a verificare che non ci siano bachi o malfunzionamenti in queste condizioni di funzionamento variabili, ma anche devo riuscire a determinare quali sono le prestazioni della macchina in queste condizioni. E quindi, diciamo, metodologie di prova che devono essere sviluppate. Da un punto di vista tecnologico, forse meno interessante, ma, per questa giornata, per questo workshop, ma comunque rilevante, uno dei trend più rilevanti è quello della riduzione dei pesi delle unità e quindi da una parte dei costi di investimento per l'utente finale, dall'altra parte dell'impatto ambientale e della capacità di reperimento dei materiali stessi. L'ultimo trend da un punto di vista dello sviluppo della pompa di calore è poi quello sulla migrazione, quello relativo alla migrazione dei fluidi refrigeranti verso soluzioni naturali, gas naturali, a basso GWP, e da una parte vediamo un trend nella refrigerazione industriale, nella refrigerazione supermercati, che va nella direzione dell'utilizzo della CO2 come mezzo, dall'altra parte nel settore civile, residenziale, terziario, il trend è molto invece nella direzione dell'utilizzo di propano. La pompa di calore è solo uno degli elementi di un impianto a pompa di calore e il settore si sta concentrando non solo, ha cominciato a concentrarsi non solo su quello,
ma anche su tutti gli altri aspetti che si muovono attorno a questo elemento. Uno degli elementi più rilevanti in questo momento e uno dei maggiori trend di sviluppo è quello legato allo sviluppo di sistemi di accumulo. Il sistema di accumulo fino a qualche anno fa era semplicemente un oggetto che serviva a coprire i picchi nel carico di acqua calda sanitaria e che serviva sostanzialmente per limitare la dimensione e la capacità termica della pompa di calore. In questo momento il mercato sta andando invece nella direzione di utilizzare l'accumulo termico anche per ottimizzare l'utilizzo di energia elettrica, ovvero utilizzare energia elettrica quando è a più basso costo, eventualmente, e quando, nel caso di installazioni, per esempio, di fotovoltaico sul tetto, per essere terra a terra, ho a disposizione dell'energia rinnovabile prodotta localmente che posso utilizzare per il funzionamento della pompa di calore stessa. Quindi l'idea poi è quella sostanzialmente di accumulare energia termica quando è più conveniente far funzionare la pompa di calore e evitare invece di farla funzionare nelle ore più fredde della giornata, della notte, per esempio, piuttosto che quando l'energia elettrica dalla rete è costosa. Ovviamente l'utilizzo di accumuli termici ad acqua calda presenta dei limiti che sono principalmente legati ai volumi necessari, quindi uno dei trend di settore è quello di andare a investigare nuovi materiali ad alta capacità termica per unità di volume ed in particolare vediamo che si sta sviluppando parecchia ricerca nella direzione dell'utilizzare materiale a cambiamento di fase e di conseguenza scambiatori dedicati che permettono lo scambio tra la pompa di calore e il materiale per appunto lo sviluppo di accumuli termici con una capacità attorno alle 5 volte quella di un accumulo ad acqua calda di pari volume. L'altro trend di settore, sempre per ciò che riguarda l'accumulo termico, è quello invece di distribuire l'accumulo termico nell'impianto, ovvero invece di concentrare tutto l'accumulo termico nel locale caldaia, come nella foto di destra, quello che si può fare è distribuire accumuli termici negli appartamenti piuttosto che nei piani di un singolo edificio, in modo tale appunto da supplire la mancanza di spazio nel locale tecnico, trovando nuove collocazioni, nuovi volumi disponibili. Il trend principale che vediamo è forse anche perché è quello su cui ci concentriamo come gruppo di ricerca, quindi siamo un po', diciamo, biased da questo punto di vista, è quello della digitalizzazione. Ovvero ancora, la pompa di calore non è più un oggetto che si accende e si spegne indipendentemente solo per coprire carichi termici dell'edificio, e non è connesso a tutto il resto dell'edificio. Al contrario, la pompa di calore e il sistema connesso, ad essa connesso, sono parte integrante dell'edificio e ancora sono fortemente connessi al BMS dello stesso e alla rete internet. Un trend forte è quello di permettere l'abilitazione o permettere il controllo della pompa di calore o di alcuni parametri, non tutti i parametri ovviamente di set, ma alcuni parametri di set da parte di terzi, in modo tale da permettere un utilizzo dettagliato, un utilizzo molto puntuale della stessa, dell'impianto,
e della pompa di calore in funzione degli utilizzi che se ne vogliono fare e dei carichi termici, diciamo, puntualmente misurati. La necessità che si palesa a questo punto è quella di connettere la macchina e l'impianto nel suo complesso non più a un PLC industriale convenzionale, ma piuttosto ad oggetti che assomigliano molto di più a computer industriali di piccole dimensioni, più o meno complicati, con più o meno capacità più, computazionale, ma sicuramente oggetti che abbiano un sistema operativo embedded di qualche genere, basato su Linux, basato su Windows, basato su altri sistemi. Quello che succede di conseguenza è che questi sistemi diventano anche disponibili a diciamo, produrre o generare servizi di qualche genere. La cosa più banale è la gestione del servizio energia da parte di una ESCO, non più banale, forse banale è l'aggettivo sbagliato, ma la cosa più convenzionale è quello del servizio energia da parte di una ESCO è rivolto ad un'utenza privata piuttosto che pubblica. Avere un oggetto come la pompa di calore e il suo sistema e la possibilità di gestirli in maniera puntuale, magari anche da remoto, in funzione dei carichi monitorati, piuttosto che previsti nel futuro, permette di ottimizzare la cessione dell'energia. Ancora una volta, come dicevo prima, consumando energia elettrica nel momento in cui è più conveniente farlo, da un punto di vista economico ed ambientale, ed invece evitando o cercando di limitare il consumo di energia elettrica nei momenti più sfavorevoli. Un altro, diciamo, trend di settore è quello dell'introduzione di servizi di manutenzione predittiva attraverso il monitoraggio delle prestazioni dei vari componenti di impianto. E l'ultimo, ancora in fase forse di più dimostrativa che al momento per quanto riguarda le pompe di calore che di mercato, è quello dello sviluppo di servizi di rete, dove rete in questo caso è rete elettrica. Questo ancora perché potendo gestire l'accensione, lo spegnimento della pompa di calore e la modulazione del compressore, sono in grado di rispondere a richieste del DSO, per esempio, in termini di limitazione dei carichi, piuttosto che dei carichi elettrici consumati, piuttosto che rispondere a tariffe elettriche di incentivanti il consumo piuttosto che disincentivanti il consumo in quella parte del giorno. Questo per quanto riguarda la gestione dell'energia, un trend interessante che forse ha meno a che fare con la gestione ottimale dell'impianto, è quello, ma che comunque diciamo rilevante, è quello dell'utilizzo della realtà virtuale. Questo ancora per interagire, per facilitare l'interazione di installatori e manutentori con l'impianto stesso nel momento in cui intervengono per interagire con la pompa di calore nel momento in cui intervengono sull'impianto stesso. Sia appunto in fase di installazione, perché questo facilita diciamo le fasi di avviamento principalmente, sia in fase di manutenzione per ovvi motivi. Questo da un punto di vista tecnologico è forse quello più rilevante, forse gli aspetti più rilevanti per la discussione oggi. Un mercato, diciamo, un settore in così ampia espansione come quello delle pompe di calore non affronta solo temi tecnologici, quanto ancora temi legati al reperimento di risorsa umana. Uno dei colli di bottiglia, o il collo di bottiglia che sta cercando di affrontare il settore in tutta Europa, non solo in Italia, ma in tutta Europa,
e ancora non abbiamo trovato una soluzione efficace, è quello della formazione e del reclutamento e formazione di progettisti ed installatori formati sulla tematica pompa di calore. Ancora oggi sentiamo domande che sono, diciamo, da una parte dimostrano come molti installatori, molti progettisti abbiano ancora una visione prevenuta sull'utilizzo di pompe di calore, sul funzionamento delle pompe di calore in diverse applicazioni, in diverse condizioni, contesti climatici. E molto spesso vediamo come gli impianti stessi non siano progettati e non siano eserciti in maniera ottimale. Da questo punto di vista crediamo che la formazione sia, diciamo, estremamente rilevante e ancora potrebbe essere interessante per alcuni degli uditori, per alcuni del pubblico, sapere che potrebbe essere un settore interessante, un settore in espansione, anche quello dei sistemi di formazione o delle infrastrutture di formazione per le scuole, piuttosto che l'implementazione di soluzioni per la formazione nei laboratori di ricerca piuttosto che nei laboratori installati presso presso i singoli produttori di pompe di calore. Questo per quanto mi riguarda, spero di non essere stato troppo lungo nell'esposizione. Se no, ora mi permetto di dire che sei stato perfetto, soprattutto sul contenuto che nel passare il testimone poi all'intervento dell'ingegner Bondani che arriverà dopo il tuo.